Ciao, benvenuti qui sul canale di Prime Video. Per la prima volta ci vedete qui non sul set di Come c***o hanno fatto, ma con la Scienza D, il format in cui chiamiamo degli scienziati per parlare di film e serie TV. In questo caso abbiamo Barbara, che ciao, è una ragazzi. Biotecnologa con un dottorato in genetica. Sì, bravo, l'hai ricordata, bravo. Avevo paura. E parleremo di Gen V, la serie più fica uscita ultimamente, secondo me, su Prime, lo dico. La serie spin-off di The Boys. Che è bellissima, se ragazzi. Se non l'avete vista, la trovate ovviamente su Prime. Andatevela a vedere perché merita tantissimo. Siccome ci sono superpoteri, gente che usa parti del suo corpo in modo improprio, abbiamo detto parliamone con Barbara, che ci dice quanto di quello che vediamo a schermo può avere un senso e quanto invece è pura fantasia, per non dire una stronzata. Ma io sono fiducioso, Marco Gioni. Partiamo? Quindi ti metto subito in difficoltà. La protagonista di Gen V, Marie Moreau, ha un potere molto particolare. Lei controlla il sangue sostanzialmente, il suo sangue, quello degli altri, lo usa come lazzo, lo usa come freccia, lo può far rientrare il sangue in un corpo che si sta dissanguando. Ora, questa roba, quanto ha senso? Non ha senso alcuno. Ah, vedi, cioè, a posto, così. Andiamo avanti. Fine del video. Abbiamo finito con Gen V. Mannaggia. No, non è vero, è molto carino. E soprattutto il fatto che, è vero, lei può sparare questi lazzi di sangue. È bellissimo il concetto che lei possa anche usare il suo superpotere per salvare le persone. Certo. Però, questo detto, abbiamo tutta una serie di problemi che limitano l'esecuzione di una cosa del genere. Prima cosa, numero uno, lei dovrebbe avere la pressione di un'autopompa per riuscire a spruzzare sangue, certo, così lontano. Nel senso, noi abbiamo ad esempio un cuore umano ad un picco pressorio può pompare a 0.16 bar, che comunque equivalrebbe a schizzare sangue a 9 metri di distanza. Ah, ok. Non male, se ci pensate, però al suo picco pressorio servirebbe un cuore estremamente potente. Però la parte fondamentale resta la questione della perdita di sangue. Il motivo per cui possiamo donare il sangue è che il nostro corpo riesce a tollerare delle perdite di sangue. Diciamo che fino al 15% di volume di sangue perso non abbiamo un'alterazione critica nei segni vitali. Okay. A una perdita maggiore di 2 litri il corpo non riesce più ad avere abbastanza sangue per ossigenare i tessuti periferici. Quindi, se non si riesce a fare una perfusione di liquido, di soluzione salina, quello che vuoi, per evitare anche che il cuore continui a pompare a vuoto fino certo, ad entrare in arresto cardiaco, Marie avrebbe fondamentalmente bisogno di una flebo attaccata tutto il tempo. Cioè, ragazzi, tenetevi idratati, è quella la questione. Okay. Ti chiedo anche un'altra cosa: ci sono animali in natura che possono utilizzare qualche cosa come tecnica di difesa nell'espellere qualcosa? Allora, sì, ragazzi, davvero? Spoiler: non è il sangue ed esce dall'ano, è cacca. No, non è cacca. Allora, qui si parla dei cetrioli di mare. Sono in grado di espellere dal proprio ano quelle che si chiamano tubuli cuvieriani, che non sono altro che propaggini del loro sistema respiratorio. Come se noi sparassimo dei pezzettini di bronchi molto appiccicosi che riescono ad estendersi fino a 20 volte la loro lunghezza iniziale e si attaccano ai predatori, impedendo ai predatori di farci del male. Ma... quindi è una forte tosse anale. Però c'è un altro animale interessante che effettivamente è in grado di spruzzare sangue. Ah, proprio sangue? Sangue, okay. Sì. Però a distanze ravvicinate, attenzione, non okay, siamo a livelli di Marie Moreau. Okay. Ed è la lucertola cornuta del Texas. Lei cosa fa? Per cercare di difendersi da un predatore quando si avvicina molto, riesce a chiudere o a stringere i vasi sanguigni che portano verso la testa. Ok. Questo porta ad un aumento locale della pressione che va ad accumularsi a livello dell'occhio e riesce a dirigere uno spruzzo di sangue che viene direttamente dalla pupilla, accecando il predatore. Si saranno ispirati alla lucertola cornuta del Texas? Penso proprio di no. Neanche io, però. Ho una domanda, invece. Lei controlla il sangue, ok? Cioè, non solo il suo, anche quello degli altri. Quindi volevo capire, secondo te,
Cioè, cos'è che lei controlla veramente? Questa potrebbe essere un'ipotesi mia, non lo so per certo. Però la cosa che per me avrebbe più senso sarebbe che lei sia in grado di controllare l'eme, ovvero la molecola basata sul ferro contenuta nell'emoglobina, che garantisce all'emoglobina la possibilità di attaccarsi all'ossigeno. Andiamo alla votazione? Sì. Perché come funziona questo format? C'è una scala da 1 a 10. In questo caso 10 è Homelander. Eh beh, cioè, potente. È super potente, comanda tutto. Diciamo invece... che la lode è Homelander buonissimo. Esatto, che non esiste. Infatti 10 lode è improbabile, che arriverà in questo format. Uno. E 1 invece? Potrei darvi una mano. Vai. La ragazza di Yugi, Robin. Ah, Robin, quella che viene smolecolata alla prima puntata. Quindi ok, 1 è Robin, la ragazza di Yugi, e 10 è Homelander. Votiamo in merito a il potere di Marin Moreau. Beh, vediamo, alla luce del fatto che potremmo scoprire cose nella seconda stagione, il beneficio del dubbio glielo do, e quindi al posto che rimandarla a settembre, un 6 glielo do. Solo perché siete innamorati. Sì, sì, questa sì, è la verità. Giusto, è giusto. Quindi sei per quello. No, dai, sei perché è un bel personaggio. È scritto molto bene. Sì. Però non è credibile. La seconda domanda che ti faccio riguarda Emma, quest'altro supereroe che può rimpicciolirsi e, spoiler per chi non ha visto la serie, anche ingrandirsi ad un certo punto. Ed è una ficata, perché lei in realtà è tutto basato su quello che mangia. Sul metabolismo. Sul metabolismo, effettivamente. Una roba del genere, che a me ha affascinato tantissimo, è... Cioè, è ravvisabile a livello scientifico, c'è cioè qualche cosa di reale. Nella realtà. Nella realtà. In cui abitiamo. Emma è estremissima in quello che riesce a fare. Però, questo detto, in natura abbiamo degli animali capaci di cambiare taglia. Di tipo? Che animali parliamo, esatto. Ad esempio? Gli uccelli migratori. Okay. Perché gli uccelli migratori hanno bisogno di tantissima energia per sostenere periodi di volo lunghissimi. Immaginiamo anche solo un colibrì. Ha bisogno di avere abbastanza energia per volare per 2000 miglia. Mangiano tantissimo. Mangiano più della metà del loro peso e cercano di accumulare grasso. Però rispetto a un essere umano che magari tende a mettere più su muscolo con allenamento, il muscolo pesa, mentre il grasso pesa un po' meno. Dunque il colibrì tende a mettere più su grasso, perché poi è anche più efficiente dal punto di vista energetico, ti dà più calorie. Ok. Per poter sostenere i voli lunghi. Però non funziona in modo così tanto. Cioè non diventa un colibrì grande quanto un elicottero. Sarebbe una figata pazzesca. E poi penso che il problema sia anche dal punto di vista proprio della struttura interna. Lei riesce a mangiare e il suo metabolismo reagisce improvvisamente aumentando massa. Però se ci pensate, lei quando è molto piccola mangia quantità infinitesimali. Certo. Cioè dovrebbe mangiare per tantissimo tempo. Per tantissimo, sì, esatto. Tuttavia io vi ho portato una foto fantastica di un animale che a me piace moltissimo e che adesso vedete a schermo in questo momento. Gli scienziati, perché sono dei burloni, l'hanno chiamato l'ingoiatore nero, the black swallower. Io è il nome scientifico non è colpa mia, mi dispiace, però invidio, andava così. Beh, è un pesce abissale, okay. Che ha la mascella che si può disarticolare un po' tipo i serpenti. Okay. perché in questo modo riescono ad inghiottire prede fino a 10 volte la loro massa. Questi sono pescetti di 20 centimetri. È un mostro, è Satana. Hanno trovato black swallower con nello stomaco degli sgombri da 80 centimetri. Una roba così? Sì, sì. Porca vacca. Scusa, ma non hanno problemi di digestione? Ma aspetta, scoppiano. Perché giustamente loro a volte sono troppo ingordi e non si riescono a trattenere, loro inghiottono la preda, il loro stomaco riesce a dilatarsi fino a diventare quasi trasparente. Okay. Ma quando esagerano possono avere delle lacerazioni dello stomaco e scoppiano male. Ma a proposito dello scoppiare, perché loro sembrano dei grossi palloncini, a volte ingeriscono prede troppo grosse, la preda inizia a decomporsi nel loro stomaco, ma loro non fanno in tempo a digerirla completamente. Cioè si decompone prima che la digeriscano. Esatto, quindi cosa succede quando una bestia si decompone? Si creano dei miasmi, si creano dei gas, no. E lui si trasforma fondamentalmente in un gavettone di peti e inizia
a galleggiare, quindi muore perché va in superficie. No, vabbè, ma è l'animale più stupido mai concepito dalla mente, non lo so, della natura. Sì, guarda, ad averci pensato non sarei mai riuscita. Ragazzi di The Boys, secondo me un supereroe così, con questo superpotere, va proprio sviluppato. Dopo l'uomo con il lunghissimo pene, certo, secondo me c'è anche il Black Swallow. E comunque, pensando al Black Swallow, mi sono chiesta che cosa potrebbe esserci scritto sulla sua lapide. Certo, chi non se lo chiede? Certo. Mi davo troppe arie. Perfetto, sento che posso dire che possiamo andare alla votazione. Esatto. Grazie Barbara per questo momento di alta comicità. Meno male che faccio lo scienziato. Guarda, per quanto mi piaccia tanto Emma, dal punto di vista scientifico, diamogli un 3 per lo sforzo. 3 per lo sforzo. Per lo sforzo. Bene, ci sta. Andiamo alla prossima domanda. Adesso parliamo di un classico dei superpoteri, la superforza. Banale, facile, dritto. C'è Sam, che è il fratello morto di Golden Boy? Chissà, se non avete visto la serie dovete scoprire andandola a vedere, se l'avete vista sapete già perché sto facendo tutta questa pantomima, che è semplicemente uno fortissimo. Mm-hmm. Esiste una controparte naturale, reale, dal punto di vista genetico, biologico, della superforza? Sì. Ah, vedi. In questo caso... Esiste. Esiste, quasi ci siamo. Qui la genetica arriva da Arciman Forte con un gene di una potenza spaventosa, ovvero il gene della miostatina. Okay. La miostatina è il più grosso freno alla proliferazione muscolare, ovvero quando il gene della miostatina è attivo noi andiamo a dire al muscolo basta crescere. Quindi è quello che non ha Danila Zarin sostanzialmente. Di base. Ma sai chi altri non ha la miostatina? Questa è una storia abbastanza divertente di molti anni fa, quando era ancora l'epoca delle corse dei levrieri, delle corse dei cani. Ok. Avete presente che il levriero è un cane molto longilineo, adatto per la corsa. Aerodinamico. Esatto, chiamiamolo aerodinamico. Però tra le corse dei levrieri c'erano dei levrieri che vincevano sempre, inevitabilmente. Non era una questione di doping. Questi levrieri mancavano di una copia del gene della miostatina. Ah, ovvero di natura? Di natura. Ah, proprio okay. Una mutazione andava ad inattivare una delle due copie del freno principale alla proliferazione muscolare. Quindi erano giganteschi? Non esattamente. Abbiamo qui una foto, adesso lo vedrete in sovraimpressione. Qui abbiamo un levriero normale, quindi bello, longilineo. Guardate cosa succede quando togliamo entrambe le copie. È gigantesco, non sembra neanche un levriero, sembra un Rottweiler. Sì. Esatto. Ma la cosa buffa è che quando entrambe le copie non sono mutate, lui non riesce a correre, questo cane è inadatto alla corsa. No. E questa roba naturalmente avviene. Naturalmente, sì. Chiaramente che cosa è successo qui? Hanno cercato di incrociare due levrieri campioni. Ah, no, certo. Ed è uscito fuori... Mascherato. Super gonfio. Esattamente. Okay. Però qui gli allevatori in realtà hanno mangiato la foglia e si sono detto: ma guardate questa tanta bella massa muscolare, dov'è che la possiamo usare? Ah, possiamo usare nelle mucche, nel bestiame. Guardate questa belgian blu. Questa è una mucca con entrambe le copie mutate. Okay. E questo bestiame produce il 40% in più di muscolo. Di carne, quindi, di poi, carne, da vendere. Esattamente, quindi con una bestia ne fai quasi due. Come razza la Belgian Blue e la Piemontese hanno questo tipo di mutazione. Ma noi possiamo riuscire a togliere questa roba dal DNA di un animale anche... Artificialmente. Cioè da tipo un essere umano già formato gli inattivi la miostatina perché così da quel momento in poi diventa gigantesco e fortissimo. Tecnicamente sì, potresti andare a utilizzare un vettore virale che abbia trofismo, quindi abbia una predilezione per entrare nelle cellule muscolari del muscolo scheletrico per andare a sostituire una copia normale della miostatina con una copia mutata, ad esempio. A domani saremo tutti giganteschi e fortissimi. Allora, Sam non è grosso nella serie, cioè lui anzi è mingherlino. Sì.
Però potrebbe avere, diciamo, un solo, una coppia inattiva di emiostatina. È poco più di un adolescente. Sta che sia mingherlino e super potente al posto di avere supereroi più classicamente muscolosi. Però è credibile. Quindi questo è un voto altissimo. Se tutto in casa. Beh, il fatto che non abbia una massa muscolare enorme un pochino lo abbassa. Però dai, diamogli un 7.5. Minchia, bravo Sam, mi piace questa cosa. È carino Sam come personaggio. Senti, tu hai detto una roba che secondo, cioè che mi ha colpito, questa roba del vettore virale, no? Nella serie, spoiler, mega spoiler, per chi non ha visto la serie, andate a vederla perché è molto bella, mannaggia. Nella serie, l'obiettivo finale del cattivone è quello di riuscire a creare un virus che possa colpire solo i super, solo quelli che hanno, diciamo, il compound V nell'organismo. Quindi quella è una roba, cioè, fattibile? Guarda, te la giro, nel senso, ognuno di questi supereroi ha una caratteristica differente. Sarebbe fondamentale trovare una caratteristica in comune tra tutti. Noi quando andiamo a infettare una cellula con un vettore virale, a volte possiamo mettere un pezzettino di DNA che conosciamo. Okay. In modo tale da andare a identificare le cellule dove questa trasfezione è avvenuta correttamente. E questa cosa, per quello che mi porto più verso il sì, lo facciamo non per distruggere i supereroi, ma per distruggere i supercattivi. Ovvero i tumori. In presenza di un tumore ci sono quelli che c'è la produzione di quello che chiamiamo neoantigeni. Quindi delle bandierine che vengono espresse sulla membrana delle cellule tumorali che sono differenti rispetto alle proteine che normalmente ricoprono le cellule normali dell'organismo. Quindi nel momento in cui noi conosciamo il tipo di bandierina presente sulla cellula tumorale di un dato paziente, noi possiamo andare a sviluppare un vaccino che vada a fare in modo che il sistema immunitario del paziente vada a distruggere le cellule tumorali. Ma quindi è un tipo di terapia che applicano oggi? Cioè, che stiamo studiando. Ah, ok, quindi non è però affinata, diciamo. Attenzione, il motivo per cui siamo stati in grado durante la pandemia di SARS-CoV-2 del 2020 di sviluppare in un anno un vaccino mRNA contro il Covid è stato grazie ai decenni di studi che sono stati fatti per i vaccini mRNA contro i tumori. La cosa più credibile di questa serie è il super cattivo. Super cattivo. Esattamente. Ammazza. Maledetto. Vogliamo dare un voto anche a questo super cattivo da 1 a 10? E gli do 9. Ammazza. Anzi 9.5 perché quindi tecnicamente è quasi un blender. Sì, è quasi un blender. Che poi è cattivo uguale, quindi siamo lì. Quindi direi che è il momento di dare un voto finale a tutta Gen V. Abbiamo 6, 3, 7.5, 9.5. Essendo tu la scienziata, lascio a te la somma e la media. Allora, fa 6.5. 6.5 più o meno. Quindi adesso è il momento di stabilire da uno che è la ragazza di Yui che viene esplosa all'inizio della prima puntata di The Boys a 10 che è un blender, 6.5 chi potrebbe essere? Ma secondo me è il povero Yui. Ah, dice proprio Yui. Perché lui non è intelligente ma si applica. Perfetto. Quindi è proprio la definizione del 6.5. Sì. In realtà Gen V a livello narrativo e di serie è una bomba totale, ragazzi. Quindi sì, se non l'avete vista la trovate su Prime Video. Se non avete visto The Boys, vi verrà voglia di vedere The Boys dopo che avete visto Gen V. Ragazzi, grazie mille Barbara per essere stata qui con noi, per aver completamente distrutto i sogni di chi ama Gen V e The Ma Boys. Ma neanche più di tanto. Solo i super cattivi sono realistici, come sempre nella vita. Questo però era solamente il primo episodio della Scienza D su Prime Video. Se volete altri contenuti della Scienza D, magari a tema serie TV o film di Prime, scriveteceli qui sotto nei commenti perché magari ne faremo qualche altro. Adesso noi continueremo a guardare foto di cani giganti. Io mi vado a togliere la mia statina. Vai. Sto andando, eh. Poi però voglio che torni, che voglio che tu sei gigantesco. Certo, però mi devi dare un attimo per allenarmi. Grazie, eh. Ciao. Non ce la farà mai a togliersela questa cosa. No. È troppo mio. Però i capelli sì.